notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Tensione alle stelle al confine tra Polonia e Bielorussia, dopo che due elicotteri delle forze armate di Minsk hanno violato lo spazio aereo polacco, un paese NATO. A lanciare l'allarme testimoni oculari nel villaggio di Grutti, poi la conferma del ministro della difesa di Varsavia, Mariusz Blastaka. L'attraversamento del confine è avvenuto nella regione di Białowieża ad una quota molto bassa. Questo ha reso complesso per i sistemi radar individuare i due velivoli. Per questo, nel report mattutino, il comando operativo delle forze armate ha evidenziato che il sistema radar polacco non ha registrato violazioni. Varsavia ha informato la NATO dell'episodio, che alimenta il clima infuocato tra Varsavia e Minsk per la presenza dei mercenari della Wagner guidati da Eugeni Prigozhin in Bielorussia. Nei giorni scorsi, 1000 soldati polacchi sono stati ricollocati da Varsavia lungo il confine. Da Minsk è arrivata la replica del ministro della difesa, Andrei Alexievich Ravkov. Si tratta di accuse inverosimili, quelle relative allo sconfinamento di due nostri elicotteri Mi-24 e Mi-8, accuse avanzate dalla leadership militare e politica polacca per giustificare l'accumulo di forze e mezzi al confine bielorusso. Secondo le prime ricostruzioni, Minsk aveva avvertito Varsavia di un'esercitazione nella regione di Białowieża. Nelle ore precedenti l'episodio, il think tank statunitense Institute for the Study of War si era pronunciato sulla presenza dei mercenari della Wagner in Polonia, escludendo che gli uomini di Prigozhin possano rappresentare una minaccia, a meno che non vengano muniti di ulteriore equipaggiamento e mezzi. In Bielorussia, secondo quanto affermato dal presidente Lukashenko, sarebbero presenti 30.000 mercenari. Proseguono intanto i raid da e contro l'Ucraina. 10 droni, tutti abbattuti, hanno colpito Kiev, danneggiate infrastrutture portuali a Odessa, tra cui un impianto di stoccaggio del grano. Esplosioni sono state avvertite in Crimea, a Gvardisk, base aerea dell'aeronautica russa, nel distretto di Simferopoli. Le autorità della penisola annessa da Mosca nel 2014 hanno bloccato il traffico sul ponte di Crimea, ma senza fornire una motivazione. Per quanto riguarda le notizie dal fronte, nel Donetsk occidentale, vicino a Staromajorsk, gli ucraini hanno compiuto nella notte diversi attacchi in direzione di Urojaine. Più a nord, in direzione di Bakhmut, i russi hanno bombardato posizioni di artiglieria ucraine nei pressi di Andriivka. E per ora è tutto. Notizie dall'Ucraina è un podcast originale ADN Kronos. Se questo podcast è di tuo gradimento, seguici anche dalla tua app podcast preferita, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Iscriviti al canale o abilita la funzione Segui per trovarci più rapidamente e la funzione Notifica che ti avviserà ogni volta che saranno disponibili nuovi episodi. E se hai un momento, lascia una recensione. Aiuterà gli altri a trovarci più facilmente. Altre notizie, ultime ore e approfondimenti su adnkronos.com.